ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vediamo il box di Habibi del mese di ottobre. Habibi ha sempre lo stesso box, viene sempre in un box abbastanza grande, in un rosa molto molto carino, con il loro logo e scritto Habibi. E adesso vediamo cosa ci aspetta dentro. Questo è lo squadro nel box e anche qua ovviamente abbiamo una piccola rivista dove ci stanno dentro dei prodotti che troviamo sempre nel box, ma anche tante altre informazioni sul skincare, sul trucco, eccetera. E comunque questi prodotti della Habibi troviamo sempre molto carino in un sacchetto che si può sempre riutilizzare o a fare la spesa o per regalare qualcosa. Questo lo trovo sempre molto molto carino e molto speciale della Habibi. E adesso vediamo cosa ci aspetta nella bustina. Il primo prodotto abbiamo sempre questo crunchy di organza rosa che già abbiamo avuto nel box precedente. Ok, sinceramente di trovare in due box di seguito la stessa cosa non è molto molto bene. Andiamo avanti, speriamo che sarà meglio. Come secondo prodotto abbiamo della Jekka Black, abbiamo un primer idratante, un primer si stende sul viso prima di mettere la fondotinta per uniformare il viso e di idratarlo. Questo praticamente è un primer vegano e cruelty free con 20 ml, che praticamente come grandezza per un primer anche abbastanza buono. Idratante è sempre bene se uno ha la pelle mista o secca o sensibile. Ovviamente per le pelli grasse un idratante sotto la fondotinta non ve lo consiglio. Il prossimo prodotto abbiamo della Eco King, abbiamo una peeling mask. Questo praticamente è un peeling, una maschera che ha l'effetto esfoliante ed è come grandezza, potrebbe essere anche per tutto il corpo. Ci abbiamo praticamente 50 ml per provarlo. Praticamente questo si stende. Sì, si stende volendo su tutto il corpo, non è specificato, il viso, praticamente parlano della pelle. Si stende dopo massimo 10 minuti, si risciacqua ovviamente la pelle. Questo è un esfoliante vegano e cruelty free. Andiamo avanti. Abbiamo ancora due prodotti, su cui sempre della Jekka Black. Abbiamo dei Claw Drops, questo praticamente sempre ovviamente vegano e cruelty free. Abbiamo nel colore champagne, abbiamo un highlighter liquido. Questo è un highlighter liquido che adesso non lo aprirò perché non lo userò, però è un highlighter che ovviamente si stende sui punti alti del viso per avere un highlight nel viso, soprattutto quando uno fa un video, quando uno fa delle foto, per sembrare un po' più fresco, un po' più sano anche nel viso. Carino, sempre utile per usarlo, soprattutto in un trucco, magari per la sera. E adesso vediamo l'ultimo prodotto che ho visto che è abbastanza grande. Qua abbiamo una scatola di un'azienda inglese, della Doctors Cosmic Cosmeceuticals, abbiamo Brighten Up Ampoule. Qua abbiamo praticamente 7 ampoule, cioè 7 fiale a 2 ml. Qua abbiamo praticamente delle fiale con un siero che ha un effetto anti-aging e anti-pigmentazione, praticamente anti-macchie, che ovviamente le macchie che possono venire con l'età e soprattutto con il sole. Qua ovviamente abbiamo come sostanza il retinolo e anche la vitamina C che aiutano contro le macchie. Vi consiglio, anche se è scritto qua, di usarlo sia il giorno e anche la sera. Ve lo consiglio di usarlo la sera perché così la pelle ha il tempo di farlo ben entrare nella pelle e la mattina non avete il pericolo, uscendo con il sole, anche se non c'è il sole, ma il sole in realtà c'è sempre, che aumentate le macchie invece di ridurle. Se no, se lo volete usare anche di mattina, mi raccomando, mettete una protezione alta. Comunque, di avere 7 fiale in un box non è male.
Questo praticamente era il box, devo dire che a me questo box mi piace. Abibi mette sempre dei prodotti internazionali che si possono provare, dei prodotti che non abbiamo proprio qua in Italia, questo mi piace. Questa volta avevamo tutti i prodotti praticamente dell'Inghilterra. L'unica cosa che non mi piace è di trovare già nel secondo box lo stesso prodotto. Questo sinceramente non mi piace e spero che nel terzo box non sarà così il prossimo mese. Però comunque mi piace questo box perché mette molte cose della skin care, i prodotti per la pelle, quindi prodotti anche abbastanza costosi. Per quello il box secondo me conviene. Fatemi sapere se vi piace a voi e ci vediamo presto. Ciao!